Se potevo passare così vedete questa musica. Siamo contenti che questa settimana di Pasqua forse possa iniziare
questa nuova, come dire, avere questa nuova immagine così bella, così accogliente nel centro. Io sono convinto che questa diventerà, insieme a Piazza Vittorio, il salotto dell'intera città. È una piazza molto grande, molto accogliente, in particolare di sera, perché se avete notato è una piazza costruita per essere bella in particolare la sera, con molte luci, con molte... Perché? Perché ci rendiamo conto che durante il giorno, non avendo potuto innestare molte essenze arboree, perché questa sostanzialmente è una terrazza, era necessario, sarà necessario utilizzarla prevalentemente la sera. E noi pensiamo che questo utilizzo che avverrà delle ore serali sarà splendido durante le nostre estati belle, calde, permetterà a tanta gente di stare. Ecco, brevemente, diamo qualche dato, i tempi di realizzazione, cosa ci è voluto e anche il costo, se vogliamo. Guardate, io preferisco parlare dei miei tempi, perché non c'è nessuna polemica con il pregresso. I miei tempi sono stati meno di 2 anni. Io sono stato eletto a giugno, siamo a marzo, meno di 2 anni ho consegnato la città alla piazza. Tenete presente, il finanziamento era di 650.000 euro, ne abbiamo aggiunti circa 300, però è anche vero che quando io sono arrivato dopo il finanziamento di 650 erano stati già spesi 400 per fare delle opere come delle enormi fioriere che rendevano poi difficile il rapporto tra la piazza e la città, che abbiamo dovuto rimuovere. Complessivamente la piazza costa intorno ai 900.000 euro e se considerate che di questi 900.000 euro circa 350 sono di IVA, progettazione, direzione dei lavori, in realtà la piazza costa intorno ai 600.000 euro. Prossimi lavori a Forlì? Cisterna Borbonica, qui nella piazza del Piazzetta Municipio, la piazza del Comune. Prima dell'estate la pineta di Vindicio, completamente riorganizzata, e sistemeremo alcuni parchi nella periferia, in particolare il parco Gramsci, il parco Pimentel Fonseca, molti lavori di manutenzione straordinaria, e da qui a tempo limitatamente breve il grande ponte di collegamento di questa piazza con il piazzale del porto, che vogliamo intitolare Pietro Mennea, perché ci piace ricordare questo suo periodo trascorso a Forlì, che è stato il periodo che ha costruito le grandi vittorie. Insomma, io credo che la città si avvantaggerà enormemente di questo spazio, che diventa, diciamo, il vero salotto buono della città di Forlì.